Da un po' di tempo ci stiamo soffermando sul degrado di Taranto, di Lama, via Girasoli e dopo avervi mostrato tante indecenze, tante zone di degrado, vogliamo proprio farvi sentire lo sfogo dei cittadini. Siamo con una signora, lei è la signora? Iavernaro. Benissimo, signora Iavernaro. Lei non è abituata alla telecamera, guardi l'obiettivo. Ascolti. Cosa ci dice? Di cosa si lamenta? Io mi lamento per il degrado che Lama viene lasciata a se stessa proprio e i cittadini non ci tengono e per questa differenziata non è possibile portare avanti la differenziata perché le persone non sono abituate. Non sono mature, non sono pronte. Sono pronte e che vengono, passano con la macchina e gettano i sacchetti, gettano e creano un grande disagio sia a noi che anche a tutta la zona perché cattivi odori, zanzare, zecche, insetti tutti proprio. È possibile andare avanti così? Signora, faccia conto di avere davanti a sé il sindaco, cosa gli dice sulla differenziata? Guardi sindaco, per pagare le tasse della spazzatura non ci tiriamo indietro, paghiamo correttamente e puntualmente. Perché non ci dà i servizi che meritate, che ci competono? Perché Lama viene, San Vito, anche nella zona, anche sulla costiera verso Gandoli, dappertutto. Ok signora. Bene, vedete, questo è lo sportello del cittadino. Il cittadino si sfoga, il cittadino chiede, il cittadino paga le tasse. Intervenga, signor sindaco.